Ciao a tutti amici di Instagram, Facebook e YouTube e bentornati su Comics RDC. L'appuntamento di oggi riguarda gli acquisti che ho fatto nelle ultime 2 settimane di maggio, le cose che ho ritirato appunto dalla mia casella presso la fumetteria L'idea che ti manca, che vi ricordo trovate nel link nella descrizione del video. Potete fare acquisti non solo per quanto riguarda appunto i fumetti, ma tantissime altre cose perché ci sono gadget, statue, magliette e tanto 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 altro che riguarda il mondo nerd. Vi ricordo che sopra i 75 euro la spedizione è gratuita, quindi se volete acquistare qualcosa trovate il link nella descrizione. Trovate anche i link chiaramente dei miei canali social che sono Facebook e Instagram, dove mi trovate sempre come Comics Nerd DC. E bene, quindi in questo video vi farò vedere appunto queste cose più altre cose che mi sono arrivate diciamo nella redazione di Comics Nerd DC da alcune case editrici e non solo, perché non si parlerà solo di fumetti, e vi dirò anche qualcosina senza fare spoiler ovviamente delle cose che ho già letto appunto uscite nelle ultime 2 settimane. Quindi si parlerà della Joker War, della sua conclusione, di Death Metal con anche il suo primo mixtape, chiaramente senza farvi spoiler, ma vi dirò un po' la mia su quello che penso e su quello che potrebbe venire in futuro per queste cose che appunto ho appena letto. Bene, prima di cominciare, chiaramente vi lascio alla sigla. Allora, partiamo da una cosa che mi è arrivata da Warner Bros. Italia. Quindi non si tratta di fumetti, ma partiamo da altro. E si tratta dello steelbook e del Blu-ray della Zack Snyder Justice League. Quindi ne abbiamo parlato tantissimo, c'è anche un video dedicato che trovate sul mio canale, una reazione a caldo di quello che era il film quando era uscito su Sky. Sicuramente uscirà una recensione scritta nelle prossime settimane in cui vi parlerò anche dell'extra che c'è all'interno di questi Blu-ray, che chiaramente lo steelbook ha anche l'edizione 4K, uno steelbook molto bello, che all'interno 4 dischi, perché appunto è un'edizione sia in Blu-ray che in 4K. C'è all'interno uno speciale con un'intervista a Zack Snyder e di questo ne parleremo. Poi vi faccio vedere al volo le cose che appunto ho acquistato o che mi sono arrivate, metto tutto insieme, che non ho ancora letto, per poi passare dopo alle cose che ho già letto per entrare un pochino di più nel dettaglio. In fumetteria vi ricordo che trovate questo albetto gratuito della Star Comics, dove viene presentato con una storia breve appunto Assassin's Creed, che sarà una delle nuove cose che stamperà appunto Star Comics, ne ha acquisito i diritti e quindi vi faccio vedere qualcosina. Lo trovate assolutamente gratuito nelle fumetterie. Dopodiché, andando avanti, facciamo un po' di ordine. Abbiamo Hellblazer Ascesa e Caduta con il suo secondo numero, 6,90 euro. Vi faccio vedere anche qua qualche disegno di Derek Robertson. La storia è di Tom Taylor. Se non avete ancora letto il primo, vi consiglio assolutamente di leggerlo perché è molto molto bello. E questo qui, come vi dicevo, devo ancora leggerlo, quindi ve ne parlerò poi prossimamente. Sempre per le cose che non ho letto, abbiamo Sweet Paprika di Mirka Andolfo nella versione hot, costo 11,90. Anche la versione classica costa 11,90. Poi c'era anche un'altra versione variant che, se non erro, costava qualche euro in più, ma non tantissimo. E poi c'era un'edizione speciale che costava sopra i 100 euro. Ecco, questo qui ha sopra una cover perché, come vedete, si vede qualcosina di più rispetto all'edizione normale. Mi dicono che la storia è la stessa, sono molto curioso di leggerla. Abbiamo poi il quinto integrale di Spider-Man con le storie di De Matteis, quinto numero, che è sempre al costo, se non erro, di 4,90. Esatto, vi faccio vedere anche qua al volo, giusto qualche tavola. Come vediamo in copertina ci sarà protagonista Nightwing, per cui è stato anche appena annunciato un omnibus. E poi abbiamo il secondo volume di Fables, La fattoria degli animali, che contiene dal volume 6, dal capitolo 6 al capitolo 10 di questa serie, 14 euro il prezzo. Faccio vedere anche la costina, che ogni volta è sempre diversa per quanto riguarda queste serie. Vi faccio vedere anche qui qualche disegno. Bill Willingham e in questo caso Mark Buckingham.
ai disegni. Il primo volume l'ho letto, mi è piaciuto e ora ci darò dentro col secondo. Un'opera possibile. Questo qua invece, Sweet Tooth e Ritorno, 18 euro cartonato per la collana di Black Label, è la miniserie che viene dopo Sweet Tooth, la serie che era uscita anni fa di Jeffrey Meyer, con i disegni di José Villarrubia. Quindi questo qua sicuramente lo leggerò molto molto più avanti perché voglio appunto leggere prima la storia che non avevo ancora letto, appunto la prima serie, diciamo, di Sweet Tooth, prima di leggere questa miniserie, ecco, perché va letta assolutamente dopo. Come sappiamo, il 4 di giugno uscirà la serie TV su Netflix, quindi Panini ha affrettato l'uscita di questo volume che era previsto in realtà per luglio, però abbiamo visto che è uscito appunto già a maggio. C'era anche un bollino qua che diceva appunto la serie TV di Netflix, che chiaramente credo riprenderà molto di più quello che abbiamo visto inizialmente nella prima serie rispetto a quello che c'è qua. Ecco, questo qua è una sorta di miniserie che appunto fa da sequel. Questo qua però lo leggerò dopo. Poi mi sono arrivate queste cose qui, due must have, che leggerò poi prossimamente. Si tratta di Daredevil, l'uomo senza paura, chiaramente Frank Miller e Joe Romita Jr., una storia molto famosa che riguarda appunto Daredevil. Faccio vedere i disegni. Abbiamo un Joe Romita Jr. che era in formissima rispetto a appunto come lo stiamo vedendo purtroppo ultimamente. Joe Romita Jr. che è tornato in Marvel, vi ricordo, dopo la sua parentesi in DC Comics. L'altro must have è Origine Oscura, che riguarda Venom, in questo caso Zeb Wells con i disegni di Angel Medina. Faccio vedere anche qui qualcosa. Sono storie molto conosciute che leggerò prossimamente. Dopodiché è arrivato anche l'Immortale Hulk con il volume 4, al costo di 16 euro, contiene i capitoli dal 16 al 20, Ole Wing con i disegni di Joe Bennett. Quindi prosegue la storia di Bruce Banner, è una storia veramente molto bella, vi faccio vedere anche qui qualche disegno. Ormai abbiamo capito benissimo lo stile della serie anche dal punto di vista grafico. Ah, dimenticavo, Sweet Paprika mi hanno dato anche la tonica, che si può bere, ragazzi, non è solo un gadget così, ma si può bere, non l'ho ancora bevuta, non so se la berrò mai. È una tonica al gusto paprika, vedremo. Poi abbiamo quasi finito con le cose che non ho ancora letto. Abbiamo per la collana di Black Label il primo volume dell'ultimo Dio, libro 1, Cronache della pira delle alture. Questo qua devo ancora leggerlo. I disegni sono di Federici. Philip Kennedy Johnson ai testi, che è il futuro scrittore di Superman, almeno per le storie che ancora in Italia devono arrivare, in America sono già partite. I disegni sono pazzeschi. Mi hanno segnalato che la pagina 2 e la pagina 3, che sono, adesso vediamo se riesco a trovarle, sì, che sono queste qua, sono state invertite, quindi va letta prima questa rispetto a questa. Ecco, sembra che sia un problema che ci sia su tutti i volumi. Volume che vi ricordo costa 23 euro cartonato ed è il primo di quelli che saranno due volumi, ecco, perché era una miniserie di 12 numeri più uno speciale che probabilmente vedremo all'interno del secondo numero. Questa qua non vedo l'ora di leggerla, sono un po' in ritardo con le letture, ma spero di farlo il prima possibile. Poi, in edicola, vi segnalo che è uscito il pack con i primi due volumi di questa nuova collana che racchiude tutte le storie di Asterix e Obelix, le 38 storie, diciamo, della serie regolare, penso. Io non l'ho mai letto, quindi ho approfittato per leggerlo. Dietro c'è anche tutto il piano editoriale. Il primo pack è uscito con due volumi che costerebbero singolarmente 6,90, il pack costa 4,90 euro, quindi un'ottima occasione. Io l'ho preso apposta appunto per leggere e vedere un po' com'è. Le altre uscite saranno quindicinali al costo di 6,90 euro. Collana, vi ricordo, da edicola. Pagine molto grandi, bello. Ho sentito qualcuno che si è lamentato un po' perché è un'edizione, diciamo, che in libreria non è il massimo perché ha queste costine molto piccole, tutte queste cose qua, però vi dico la verità, a questo prezzo secondo me è cioè un ottimo compromesso, e anche la carta all'interno rispetto anche alla collana di cui parlavamo della DC, da edicola, è molto, secondo me, meglio, più lucida, non è opaca.
non puzza. E quindi, da questo punto di vista, secondo me è un passo in avanti ed è molto, molto meglio. Passiamo invece alle cose che ho già letto, degli ultimi acquisti che ho fatto, così ne parliamo. Sono tanti spillati, ma non solo. Perché mi è arrivato dal Castro Libri Teen Titans Beast Boy, scritto da Cami Garcia con i disegni di Gabriel Piccolo, l'artista brasiliano che sappiamo avere come grandissimo, cioè è un grandissimo fan appunto di Beast Boy, almeno chi conosce l'artista sa che è un suo fan e quindi è stato molto molto contento di disegnare questo prodotto, un prodotto che costa 15,50 euro nella solita versione brossurata. Questa è la quinta uscita per quanto riguarda questa collana di graphic novel per giovani adulti, ed è una storia molto bella, come diciamo tutte le altre che ho letto fino adesso. Ve l'ho già detto, questa edizione qua mi sta piacendo tantissimo, queste graphic novel cercherò di parlarne in un video dedicato, questa volta lo farò perché me lo sono imposto assolutamente, la prima occasione in cui avrò un pochino più di tempo lo farò sicuramente. E sono storie rivisitate, come sappiamo in questo caso di Beast Boy, che poi si andrà ad incrociare con Raven. Infatti anche all'interno di questo albo, come successo per Raven, abbiamo la figura di Slade Wilson, Deathstroke, che sarà diciamo il punto in comune poi per quello che avverrà successivamente nel terzo volume, che si lega diciamo a questa trilogia, perché gli autori sono gli stessi di Raven e saranno gli stessi di Beast Boy, Amare Raven, o il contrario, adesso non mi ricordo bene il titolo. Comunque è un'ottima occasione per vedere questa rivisitazione delle origini di Beast Boy, che hanno qualcosa di simile anche all'originale, ma vengono appunto riviste anche in tempi più moderni, ai nostri giorni, con le problematiche dei nostri giorni, con il discorso anche del bullismo a scuola, del fatto che Garfield si senta diciamo come un fantasma all'interno della sua scuola, di questo liceo, nonostante sia arrivato già anche all'ultimo anno, però fa fatica a crescere, lo vediamo quindi ancora senza i poteri, e poi mano a mano scoprirà i suoi poteri in seguito ad alcune cose che appunto accadranno. Non vi faccio spoiler, non vi voglio fare assolutamente spoiler, ma vi consiglio assolutamente di leggerlo perché è una bella storia, molto molto bella, e probabilmente è tra le migliori di questa collana fino adesso. Non che le altre non lo siano, perché vi ripeto, sono molto belle. Passiamo poi agli spillati, perché abbiamo Wonder Woman, lettura freschissima, è uscito da pochissimo, il numero 12, al costo di 5 euro. Abbiamo al suo interno i numeri 757 e 758 della appunto serie regolare di Wonder Woman, con ancora Steve Orlando. In questo caso i disegni abbiamo Jesus Merino e anche Emanuela Lupacchino nella seconda storia, che vede come protagonista anche lo straniero fantasma. Ecco, vi faccio vedere anche un po' i disegni dello Lupacchino. Qui finisce diciamo il ciclo della storia di War Master, finisce il ciclo di Steve Orlando. In realtà finirà sul prossimo capitolo, perché ci sarà l'annual, quindi non dalla serie regolare, ma comunque l'annual che si legherà comunque a una storia che vediamo poi nelle ultime due pagine, nell'epilogo di questa serie regolare. Dopodiché Wonder Woman, come è stato confermato da anteprima, anche qui viene scritto, diventerà quindicinale appunto dal mese di giugno, perché dopo questo numero che vedremo uscire il 10 di giugno, il 24 giugno ci sarà diciamo una nuova era per Wonder Woman, che non sarà lunghissima, però avremo Mariko Tamaki ai testi di Wonder Woman, quindi ci sarà diciamo un nuovo ciclo che vediamo come sarà. Ecco, è stato accolto in maniera altalenante negli Stati Uniti, ma vediamo. Una serie invece che termina momentaneamente chiaramente è Harley Quinn con il numero 12, costo 3 euro, abbiamo al suo interno il numero 75 con vari disegnatori, Bashri, Scott e anche qui Emanuela Lupacchino, ed è l'ultimo numero della run della serie di Harley Quinn. Harley Quinn poi avrà un rilancio dopo Future State e Infinite Frontier, quindi ci sarà una pausa per quanto riguarda questo spillato, non lo vedremo per un po'. Dovrebbe tornare a settembre, perché ecco, sia su questo che su Aquaman, di cui vi parlerò dopo, si parla di una pausa, chiaramente perché le serie termineranno, ma si parla poi di un ritorno per vedere qualcosa che accadrà nel futuro dell'universo DC. Quindi, da questi indizi abbiamo
praticamente la conferma che poi dovrà arrivare chiaramente da Panini Comics e arriverà nel mese di giugno-luglio per quanto riguarda poi le uscite di settembre, del fatto che Future State arriverà in spillati, almeno per quanto riguarda le serie regolari che sono uscite fino adesso. Bisogna capire se successivamente accadrà anche per le altre serie, perché ci sono in America di Future State, di tutte le varie serie, sono usciti 52 spillati. In Italia, diciamo, si potrebbero racchiudere in meno spillati, chiaramente, perché lì tanti di questi spillati erano di 32 pagine, ma ce n'erano anche altri che erano di 64 pagine, come quelli che riguardavano Batman Future State, Dark Detective di Future State, Superman e queste cose qua. Quindi bisogna capire, perché all'interno, diciamo, del Future State di Batman c'erano anche le storie di Grifter e altre cose. Stessa cosa per quanto riguarda Superman, quindi bisogna capire se faranno un po' come con Death Metal, che arriveranno un po' in spillati e un po' in, appunto, come hanno fatto lì, mixtape, magari in alcuni volumi. Nella speranza che arrivi tutto, ecco, che non si tengano da parte magari quelle storie che si ritengono minori, visto che in realtà è un evento unico, mi auguro che arrivi tutto, ma credo che arriverà tutto. C'è solo da capire come, col fatto che comunque per 2 mesi le testate regolari andranno in pausa, si tratta di settembre-ottobre. Per quanto riguarda proprio la serie regolare, come è successo negli Stati Uniti, c'è da dire che si può coprire questa mancanza con gli spillati anche delle altre serie, perché no? Considerando che ne parlavo tantissimo con i miei amici che leggono Marvel per luglio ha in previsione di far uscire 20 spillati, per quanto riguarda Panini Comics, chiaramente. 20 spillati in un solo mese vorrebbe dire, per quanto riguarda, per dire, l'evento Future State, farne 40 per quanto riguarda appunto DC Comics, 20 a settembre, 20 a ottobre, quindi mi sembra una cosa fattibile, perché non credo, e non, da questo punto, visto quello che è stato scritto, che escano direttamente in volume appunto Future State, come avevamo un po' scommesso nei mesi precedenti. Quindi mi auguro che possa essere fatta tutta in spillati. Ecco, poi chi vorrà recuperarla dopo avrà sicuramente la possibilità di farlo in volume, perché lo faranno. Aquaman, in questo caso numero 12 con al costo di 3 euro. Qua abbiamo il penultimo capitolo del gran finale della run della The Conic. Come sapete, a me questa storia mi sta piacendo. Negli ultimi numeri la The Conic non c'era perché abbiamo visto, diciamo, una storia che riguardava Aqualad, e quindi c'era un altro scrittore prima di questo gran finale. Secondo me ne vale la pena. Per quanto riguarda Aquaman, come sappiamo, non ci sarà ancora un rilancio negli Stati Uniti. Nelle ultime sollecitazioni di DC Comics si è capito che ci sarà a settembre almeno una miniserie. Lì si parla addirittura di due miniserie, ma non di serie regolare per quanto riguarda Aquaman. Quindi prepariamoci, perché il mese prossimo scopriremo di cosa si tratta appunto questa nuova miniserie di Aquaman, o queste due nuove miniserie di Aquaman. Probabilmente una riguarderà magari più Aqualad o altro, però avremo, diciamo, qualche novità su Aquaman per quanto riguarda le uscite statunitensi. Dopodiché, per quanto riguarda la Joker War, abbiamo Batman numero 100 nella variant da 5 euro, sempre di Jerome Pegna, metallizzata, molto bella, con il retro anche così con la risata. E poi il numero classico. Come vedete, hanno spostato il logo sulla sinistra dell'albo, perché adesso vi faccio vedere, c'è tutta la cover che va anche dietro, come è successo negli Stati Uniti. Ecco, ho visto che, se non sbaglio, in Germania hanno fatto un'edizione molto carina per quanto riguarda Joker War, perché c'era la possibilità di acquistare appunto il numero con la conclusione, con all'interno le card, con tutte le variant che c'erano della Joker War, molto bello, ecco. Cosa che purtroppo qua in Italia non è stata fatta. Si tratta sempre di Panini, in Germania però chiaramente sono due cose ben diverse. All'interno c'è il numero 100 di Batman, che è la conclusione della Joker War, un numero 100 che, come vedete, oltre al finale aveva anche altre due storie, sempre scritte da Tanya Unquarto, però con i disegni di Mark e Pagu Lyon. E i disegni invece della Joker War del numero classico, diciamo, sono sempre di Jorge Jimenez e sono fantastici. Cosa dire?
di questa conclusione. Non vi faccio spoiler, non vi dico come va a finire. Mi è piaciuto. Si tratta, come per Progetti Oscuri, in realtà. Progetti Oscuri ci preparava appunto alla Joker War. Era già, diciamo, un inizio di Joker War perché ci portava agli eventi che poi abbiamo letto, appunto su questa saga. Joker War sì, ha una conclusione, diciamo, un po' più definita, ma ripeto, non completamente perché è aperta e apre a nuovi scenari, ha una nuova Gotham, ha tantissime cose, non cambia secondo me lo status quo di Batman assolutamente, ci dà delle novità su Joker, ci fa capire, sappiamo che ci sarà una serie regolare su Joker, ci dà già il là a quello che sarà appunto la serie di Joker con questo epilogo, e c'è un epilogo anche con Clown Hunter, per appunto quello che sarà dopo, ci introduce Ghostmaker anche se in modo brevissimo, e quindi c'è tantissima roba che viene pianificata per il futuro. Quindi James Tynion IV ha creato le basi per quello che è un ampio, diciamo, un'ampia storia di Batman che andrà oltre la sua testata regolare, perché è anche oltre Detective Comics. Perché appunto ci sarà la serie di Joker, ci saranno anche altri speciali che riguardano Punchline, ci sarà Batman Urban Legends con tutto quello che vedremo poi che succede a Gotham anche per gli altri personaggi, c'è veramente tantissima carne al fuoco, ci sarà una serie su Robin, ci saranno delle storie backup sugli albi di Batman, quindi ci sarà veramente tantissimo da leggere per quanto riguarda il Cavaliere Oscuro. Tantissimi hanno detto, ma c'è troppa roba di Batman, però se fatta bene, se introdotta in questo modo, e se poi proseguirà in un certo modo, secondo me è una buonissima cosa, ecco. Bisogna capire adesso in Italia come si affronterà questa cosa, perché c'è veramente tanta roba e abbiamo visto, ecco, una delle cose che non mi è piaciuta tantissimo per quanto riguarda la Joker War per il discorso pubblicazione, il fatto di avere Nightwing, Batgirl che deve ancora uscire, Red Hood che deve ancora uscire, Catwoman che è uscito successivamente in volumi. Questo perché? Perché si perde, diciamo, quella sincronizzazione perfetta che c'è leggendo tutto negli spillati. Ecco, quello che accadeva un po' prima con gli antologici di RV Edizioni, tranne nell'ultimo periodo che uscivano un po', diciamo, quando volevano, però inizialmente. I primi anni, quando si leggeva qualcosa, anche quando c'erano eventi del genere, si riusciva a leggere praticamente tutto nell'ordine cronologico esatto. Qua invece, se si vuole farlo, bisognerebbe aspettare a leggere un capitolo, cioè dovremmo ancora aspettare per leggere la Joker War, perché deve ancora uscire Batgirl e deve ancora uscire il secondo volume di Red Hood, che hanno dei capitoli importanti che si vanno a incrociare con la Joker War. Tra l'altro, mi sono dimenticato di dirvi, per quanto riguarda Aquaman, la reale chiusura della run di Aquaman avviene su Endless Winter, Inverno senza fine, che uscirà con il primo volume a giugno. Perché vi dico questo? Perché ce lo dicono anche nell'albo, non bisognerebbe leggere l'ultimo numero di Aquaman in spillato che uscirà in Italia dopo Endless Winter per non rovinarvi, diciamo, la sorpresa del nuovo status quo di Aquaman. Quindi se leggete Aquaman e acquisterete anche Endless Winter, Inverno senza fine, appunto, il crossover della Justice League, aspettate a leggerlo perché vi rovinereste la sorpresa. Ecco, vi ho avvisato, c'è scritto anche nell'albo di Aquaman, quindi non dovreste perdervi questa cosa. Mi raccomando, perché mi dicono che comunque è una cosa abbastanza carina, da non farvi spoiler. Dopodiché andiamo avanti con Justice League numero 12, sempre al costo di 5 euro. Qui abbiamo una storia in due parti, Il Giardino della Pietà, scritta da Loveness con i disegni di Rocha, una storia che a me è piaciuta tantissimo, veramente molto molto molto, al di là anche dei disegni molto belli. Torna alla Black Mercy, ne ho parlato già su Instagram con un post, secondo me è una delle storie che ho letto ultimamente della Justice League che mi sono piaciute di più. Si può assolutamente leggere anche se non avete letto prima o se volete leggere dopo la Justice League. Questo spillato qua lo potete acquistare senza seguire la serie regolare e godervi questa storia che secondo me è bellissima. Loveness ultimamente sta facendo bene, ha scritto anche qualche numero di Shazam per quanto riguarda l'ultima serie regolare che era scritta da Geoff Johns, aveva scritto anche di qualche numero molto interessante per quanto riguarda appunto Shazam e la DC Comics. Quindi questo qua ve la consiglio assolutamente. Non solo dal punto di vista grafico, ma veramente come storia, perché
e per quello che riguarda la Black Mercy c'è un dialogo finale tra Bruce Wayne e Clark Kent nei panni di Batman e di Superman che mi è piaciuto molto, ecco, quindi ve lo consiglio. Per quanto riguarda gli spillati, andiamo avanti con Batman Superman numero 12 al costo di 3 euro. Al suo interno abbiamo il numero 13 con la seconda parte di Pianeta Brainiac. Storia molto gradevole, Joshua Williamson continua secondo me a fare molto bene anche in questa run come ha fatto su Flash, disegni di Raynor, anche questo qui ve lo consiglio. E poi abbiamo il terzo numero di Batman Fortnite.0, la storia diciamo è quello che è, prosegue appunto questa avventura di Batman all'interno della Royal Battle di Fortnite. Abbiamo un, come vedete anche in copertina, Snake Ace, quindi un ulteriore crossover anche con G.I. Joe, con il mondo di G.I. Joe, dei giochi della Hasbro. Quindi se volete andare avanti, vi ricordo che poi al termine di ogni spillato trovate il codice per sbloccare alcune skin di Fortnite del videogioco. Secondo numero per quanto riguarda Rorschach di Tom King, sempre 3 euro. Il mistero aumenta, anche qua è difficile parlarne senza fare spoiler, i disegni sono belli. È una storia molto, al momento molto investigativa, ecco, e anche chiaramente politica. Piano piano, qua anche con alcuni flashback, cerchiamo, Tom King cerca di farci capire come sia possibile che, ci sia un legame tra questo Rorschach e Walter Kovacs. Ed è una storia secondo me molto interessante. Vi ricordo al costo di 3 euro, come vedete c'è anche la parte dietro ogni volta per quanto riguarda gli spillati di Rorschach. E niente, mi ripeto, ve la consiglio perché a me sta piacendo. So che tanti aspettano il volume, però a me quando escono così mi piace leggerle come appunto escono anche negli Stati Uniti. Arriviamo adesso a Death Metal. Anzi, prima di Death Metal vi parlo di Batman Special, Joker Warzone, mi sono dimenticato di metterlo subito dopo la conclusione della Joker War. Questo chiaramente va letto prima ed è uno speciale bello, secondo me, soprattutto per la prima storia, che riguarda appunto un bellissimo dialogo tra Bane e Joker, che si va a rifare anche della città di Bane di Tom King, si va a rifare veramente di tantissime cose tra i due personaggi e secondo me è molto bello. Ci sono anche tantissime altre storie belle, un'altra scritta da James Tynion IV che riguarda Clown Hunter, ci comincia a far vedere un po' le sue origini, cosa che poi vediamo un po' meglio anche durante la conclusione di Joker War. Questo chiaramente va letto prima dell'ultimo numero di Joker War. C'è una storia che riguarda invece Lucius Fox e non solo, ma tutta la sua famiglia, e introduce, anche se non lo vediamo ancora, nuovamente Tim, che come sappiamo sarà protagonista di The Next Batman, e quindi del Batman del futuro. E poi abbiamo una storia con Orphan e Spoiler, anche qua vi faccio vedere qualche disegno, anche questa molto carina. Una storia poi disegnata da Laura Braga, che introduce qualcosa che riguarda il futuro di Poison Ivy. Ci sono anche qua delle tavole fantastiche come questa, sempre di Laura Braga. Poi, come vi dicevo, c'è quella dedicata a Clown Hunter, scritta anche questa però da James Tynion IV. E poi l'albo si chiude con due storie che sono state prese da Secret Files, il numero 3 di Secret Files, con l'ultima Paura dell'America, molto bella e significativa, che anche questa qui vale veramente tantissimo. La prima e l'ultima storia valgono tantissimo. Non sono tutte legate alla Joker War, perché come vi dicevo, gli ultimi due capitoli, mini capitoli, sono presi da Batman Secret Files e servivano, diciamo, come riempitivo per far raggiungere un certo numero di pagine al volume che vi consiglio. Death Metal, come sempre, è arrivato nelle tre versioni: Lacuna Coil a 5 euro, quindi con la band, poi quella metallizzata di dimentico sempre se è di Julian Mark o di Dogmanche, infatti Dogmanche non so perché ogni tanto me li confondo sempre loro due, forse per lo stile simile. Questa qua sempre al costo di 7 euro, sono quelle metallizzate molto belle. E poi quella regula con la variant, con la cover di Greg Capullo. Qua la storia va avanti, siamo al terzo capitolo, all'interno abbiamo
anche due storie che riguardano appunto i tie-in di death metal. La Trinità si è riunita, si deve dividere i compiti con degli altri team e sono dei compiti che non voglio entrare appunto troppo nel dettaglio per non fare spoiler, che vediamo nel primo mixtape di death metal. I mixtape di death metal, per chi legge, per chi vuole leggere l'evento su DC Crossover, sono secondo me essenziali. Già me l'avevano detto, dopo aver letto questo lo sono ancora di più. A proposito delle uscite che non sono allineate, questo va letto, si può leggere appunto dopo Death Metal 3, ma prima di leggere Death Metal 4, cioè dopo aver letto, scusate, Death Metal 4, dovrete leggere poi l'ultimo capitolo che c'è qua che riguarda il Re Robin. Perché, ve lo dice anche all'interno, quella storia in realtà è uscita dopo Death Metal 4. Quindi quella storia lì va assolutamente letta dopo Death Metal 4, che uscirà a giugno. Io infatti non l'ho letta, c'ho ancora il segnalibro per non farmi spoiler. La prima storia riguarda qua la Trinità, che è il primo gruppo che appunto ha questa, deve completare la sua missione per sconfiggere il Batman che ride nella sua nuova veste. E poi abbiamo una seconda missione che vede per protagonisti i Flash. Faccio vedere questa tavola pazzesca che si va anche a riprendere un po' quello che era il discorso di Doomsday Clock. E poi l'ultima riguarda invece le lanterne verdi e non solo, però diciamo che le lanterne verdi sono una delle parti principali di questo racconto. L'ultima invece riguarda le Robin, non vi faccio vedere niente perché, come vi dicevo, va letto assolutamente dopo Death Metal 4. E chiudiamo con Batman, il killer che sorride, 5,90 euro, Jeff Lemire con i disegni di Andrea Sorrentino e colori Jordi Belair. Allora, la storia riprende esattamente, diciamo, da dove era terminato la miniserie che riguardava il Joker, con il sorriso che uccide, ed è in questo caso un solo capitolo, e lo vediamo dal punto di vista appunto di Batman, del piccolo Bruce Wayne, ed è molto particolare perché anche qua, come è accaduto nei tre Alberti precedenti, vediamo una storia in cui spesso si fa fatica a capire cosa sia reale e cosa non lo sia, davvero una cosa molto psicologica. Appunto, la prima miniserie che riguardava il Joker mi ha veramente sorpreso, soprattutto nel secondo numero. Ecco, questo qua mi ha steso perché vediamo un Bruce Wayne anche da bambino che fa determinate cose che dici, cacchio, attenzione, quindi dove ti può portare la follia del Joker, ma appunto, come vi dicevo, non si riesce a capire ciò che è vero e ciò che non lo è. Quindi questo dovrete poi farlo voi e cercare di capirlo. Non è un vero finale perché credo che ci sarà anche altro, però anche dagli Stati Uniti al momento non ci sono annunci. Andrea Sorrentino non ha ancora detto niente perché chiaramente non può dire nulla, ma io mi auguro e prevedo che ci sarà anche un futuro, anche perché alla fine c'è la scritta fine col punto di domanda, quindi sicuramente dovrebbero esserci delle altre cose in futuro. Aspettiamo annunci dall'America e poi vi farò sapere. Bene, questo era tutto quello che riguardava appunto le ultime 2 settimane di maggio. Ci risiede sicuramente a giugno con sicuro al 100% il video su anteprima. Vediamo se anche il mese prossimo riusciamo a farlo prima, se si riesce ad avere prima la versione cartacea rispetto a quella online. Se si riesce bene farò in modo di darvi in anteprima l'anteprima rispetto alla versione online. E conto, spero di vederci anche per altri video, sicuramente qualcuno per quanto riguarda gli acquisti. Ma anche per alcune recensioni, soprattutto per quanto riguarda, come vi dicevo, la collana del Castoro, che secondo me merita un video a parte. Bene, vi ho detto tutto, vi auguro buona lettura. Se avete domande, chiedete pure qui sotto. Mi raccomando, quando parlate di alcune cose, mettete la cosa degli spoiler, perché magari qualcuno non ha ancora letto determinate cose. E fatemi sapere anche sul post poi di Instagram, o anche qua, quali sono stati i vostri acquisti, se li avete letti, se siete d'accordo con me per alcune cose o se magari avete anche altre idee. Ci si confronta chiaramente sempre civilmente. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi nessun video di Comics Nerd DC, seguirmi sui vari canali social dove mi trovate sempre come Comics Nerd DC, trovate il link in descrizione.
ci sarà anche il link in descrizione, vi ricordo, della fumetteria L'idea che ti manca. Acquistate anche da questo link, così facciamo contento il nostro amicone Luca dei fumetti dell'idea che ti manca di Mazzo di Rò. Vi saluto, buona lettura, al prossimo video.